Buongiorno a tutti. Oggi sul sito del Quotidiano di Sicilia ci occupiamo degli aumenti degli stipendi dei regionali, aumenti che ci sono sempre nonostante la crisi e nonostante le segnalazioni da parte della magistratura contabile al governo regionale affinché intervenga per ridurre i costi del personale. Ci sarebbe di ispirazione anche la finanziaria nazionale che ha stabilito il blocco degli stipendi per il triennio 2010-2012. L'assessore Chinnici ha dato però le sue direttive diciamo, al governo che le ha accolte con delibera di giunta di venerdì 17 dicembre, ha deliberato gli aumenti stipendiali che si applicheranno per i bienni economici 2006, 2007, 2008 e 2009. Effettivamente facciamo riferimento a bienni economici che non sono quelli del triennio di cui è la finanziaria nazionale, cioè 2010 e 2012, ma la direttiva avrebbero potuto benissimo alla Regione posporla sulla contrattazione negoziale al punto dove è arrivata la Regione. Perché già dall'analisi degli stipendi medi dei regionali a confronto con quelli dei ministeriali si vede come quelli dei regionali sono ben il 37% più cari di quelli dei ministeriali. Quindi sarebbe ora di dare un blocco a quelli dei regionali affinché si possano rimettere alla pari. Vi faccio un esempio, nel 2005 con diciamo, i rinnovi contrattuali con riferimento all'anno 2005, se si prendono i rispettivi contratti dei regionali e dei ministeriali, parliamo della classe dirigente, vediamo che per i dirigenti di prima fascia veniva deliberato un aumento mensile di 200 euro per quanto riguarda i regionali contro 111 euro di aumento mensili per i ministeriali. La stessa cosa per i dirigenti di seconda e terza fascia, per i regionali 140 euro di aumento mensile, per i ministeriali 81 euro. Quindi, giusto per poter equiparare i livelli stipendiali, sarebbe stato opportuno bloccare questi aumenti. In realtà, noi avevamo nella nostra inchiesta del 27 novembre interpellato l'assessore Chinnici facendo questa domanda: se fosse intenzione del governo regionale bloccare gli aumenti allo scopo di equiparare i livelli stipendiali, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta e appunto l'ultima notizia è che venerdì 17 dicembre la Giunta ha dato il via libera alla proposta assessoriale di aumenti stipendiali. Vi ringrazio per l'ascolto, vi aggiorneremo su questi argomenti. Grazie. QDS, quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.